Bentrovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Il weekend in questione sarà contraddistinto da un nuovo veloce peggioramento che interesserà tutta la regione, principalmente nella notte a cavallo fra sabato e domenica. Poi ci attendiamo un generale miglioramento. Sabato 28. Fino al pomeriggio ci aspettiamo nuvolosità più compatta sul medio basso ionio, dove saranno possibili i primi isolati fenomeni, in genere stabile altrove. Venti tesi dai quadranti sud-orientali e motondosi in accentuazione ad iniziare dai bacini meridionali. Successivamente, nel corso della sera-notte, una veloce linea perturbata dovrebbe interessare la Calabria, da Regino in risalita verso il Cosentino. In questa fase saranno possibili piogge e rovesci, diffusamente dal carattere temporalesco nell'area centro-meridionale della regione, ma ionio agitato. La situazione però dovrebbe subito migliorare già nella mattinata di domenica 29 novembre, con solo locale variabilità, temperature in media senza variazioni. La tendenza per lunedì 30 ci mostra un tempo in genere asciutto, salvo qualche precipitazione sul medio o alto ionio, dettata dall'ingresso di venti più freddi da nord, i quali potrebbero soffiare generalmente tesi o localmente forti, specie sul crotonese. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.